la gente usasse il cuore. Benvenuti a tutti, benvenuti a Lajatico, nel mio paese, dove l'appuntamento del concerto del Teatro del Silenzio è diventato uno dei più importanti nella mia vita artistica ed è anche l'appuntamento che mi dà l'occasione per incontrarvi tutti qui dove io sono nato e cresciuto. Allo stesso tempo è diventato anche un appuntamento importante per la mia fondazione, Andrea Bocelli Foundation. Se la gente usasse il cuore, si aprirebbe un orizzonte migliore. Ogni anno la mia fondazione sceglie questa occasione per condividere con voi i suoi progetti, che sono anche i miei progetti, spero diventino i vostri progetti. L'idea è quella di aiutare i nostri fratelli meno fortunati. In particolare noi ci siamo occupati del popolo di Haiti, popolo che, come sapete, ha tanto sofferto e ha tanto bisogno. E cerca di essere tu il primo che ci sta. Con le risorse raccolte dai nostri volontari durante la serata abbiamo potuto garantire l'accesso all'acqua potabile per oltre 400.000 persone che vivono in condizioni disperate nelle baraccopoli di Cité Soleil, che io con la mia famiglia abbiamo visitato più volte. Quest'anno vi chiediamo di unirvi a noi per sostenere i nostri progetti che hanno finalità educative e di cure mediche per oltre 2.550 bambini. Tra loro ci sono anche i bambini del coro Voices of Haiti che ascolterete stasera, quali avranno anche loro la possibilità di continuare a sviluppare il loro talento, oltre che a ricevere educazione e cure mediche. Grazie. Se la gente usasse il cuore, anche l'aria prenderebbe colore, cresca la speranza in noi e in futuro vedrà cieli di serenità. Questa sera un grazie tutto speciale lo diranno proprio loro, bambini del coro che sono venuti fino qui per cantare per voi, per rendervi partecipi della bellezza di questo progetto. Per dare a chi... Contiamo su di voi perché da soli si può fare molto, ma insieme si può fare molto di più.